Bentornati a PCS Futsal. Allora andiamo dal nostro Matteo Lupini per le cose inutili di questa sera. Vai, Matteo. Aspetta prima di dire che sono inutili, perché scommetto che per Claudio Gobbi questa non è inutile. Possiamo vedere dal mio monitor, eccolo qui, una pagina di giornale con tanto dei protagonisti di una stagione esaltante, se non mi sbaglio, del Pomezia. Ora, oltre a Claudio Gobbi, possiamo vedere qui altri protagonisti del futsal, ad esempio come Massimiliano Serpietri, qua sotto, e Dante Marcelletti, per fare alcuni nomi. Gobbi, che anni sono stati quelli? Degli anni bellissimi, che Pomezia giocava in Serie A, ma fondamentalmente non giocava soltanto, cioè, non giocavamo soltanto 15-16 ragazzi della squadra, giocava un po' tutta la cittadina, perché avevamo la grande fortuna di giocare al centro di Pomezia ed eravamo ogni partita sempre tantissima gente che veniva a vedere le partite. L'unico rimpianto, ecco, di questi anni è che, ecco, Pomezia non ci ha più avuto una squadra che potesse stare a certi livelli. Ci stiamo provando noi con la Mirafin, speriamo che ci possa riuscire anche la Fortitudo con questo bel progetto anche loro che stanno portando avanti, di riportare gli antichi fasti, insomma, di Pomezia nel calcio a 5 che conta. Il problema sono le strutture, cioè noi è vero che giochiamo a una struttura bellissima, che però è un po'... stando a Torvaianica c'era qualche problemino a livello pure di seguito, no? L'ideale sarebbe stare a Pomezia, stare al centro di Pomezia, per dare l'opportunità a tutti quanti, quelli che sono gli amanti di questo sport, di venirla a vedere e di gustarsi partite, insomma, di un certo livello. Speriamo magari con il tempo, piano piano, o noi o chi per noi, insomma, qualcuno al posto nostro. Cioè, per me, se fosse un'altra società, sarei comunque contento. Possano magari, ecco, riportare il Pomezia agli antichi albori. Noi abbiamo fatto i playoff scudetto, abbiamo raggiunto i quarti di finale scudetto, cioè sono pagine proprio indimenticabili per questo sport. Sei un po' emozionato, sì, di vedere quelle foto, questi ricordi, insomma, preziosi. Ha fatto bene stavolta Matteo Lupini a tirarli fuori, e tira fuori anche i risultati della classifica di C1, vai. Sì, però prima lasciami dire, ora prova a dire che dico cose inutili, teccati questa, caro mio conduttore. E quando ci vuole, andiamo a vedere. Non fa primavera, caro Matteo. Sì, e due piccioni con una fa, vabbè, lasciamo perdere, andiamo a vedere cosa è successo nella serie C1, partendo dal girone A, sempre su pottinacalcioshow.com, dove sempre in testa l'Atletico New Team, col 4-2 sull'Italpool e il Big Match. Al secondo posto la Nord Ovest con l'8-5 sulla Virtus Anguillara, la Fortitudo Futsal Pomezia, settima non valuta 3-3 con Real Castelfontana. Mentre per quanto riguarda il girone B, 17esima vittoria per la Virtus Agnene, reduce dal 14-5 sul Cisterna. Al secondo posto il Forte Colleferro con 5-4 su Rocca di Papa. Beh, insomma, il girone B sembra praticamente chiuso. Per quanto riguarda, sì, il girone A, Daniele. Volevo appunto parlare con Gobbi, ha parlato del progetto interessante della Fortitudo. Anche in questo caso la Fortitudo, come voi, veniva da 3 sconfitte consecutive e naturalmente adesso si rimette in marcia. Questa distanza di 5 punti dalla zona playoff, secondo lei è colmabile e dove può comunque arrivare questa società in questa stagione e poi ovviamente in prospettiva? Quando a dicembre hanno preso Montagna, loro si sono rinforzati tantissimo prendendo, sì, Michael Montagna, l'ho convinto che lottassero per poi vincere il campionato, perché non erano così distanti. Poi ci hanno avuto questa escalation negativa che un po' mi ha lasciato pure a me un pochettino interdetto. Credo che abbiano tutte le potenzialità per poter rientrare nel lotto, insomma, dei pretendenti. Ma per vincere il campionato che ormai si è un po' allontanato, perché mi sembra il New Team ha preso un po' di vantaggio rispetto a loro, rispetto anche alle altre. Però credo, almeno per quanto riguarda i playoff, sicuramente sì. E ne sarei in ogni caso pure oltretutto anche contento, sia per Stefano Esposito che sia per Paolo e Daniele, che veramente ci stanno buttando veramente il sangue per la società, per portare avanti questo progetto, che a Pomezia con questa carenza di strutture non è neanche facile. Loro stanno facendo comunque un ottimo lavoro e spero che possano, insomma, raggiungere quelli che hanno gli obiettivi, certo, stagionali loro, e probabilmente nel tempo otterranno quello che anche meritano. Vediamo, Matteo, in Serie C2 che cosa è successo? Nel girone B, per quello sempre su puntinacalcioshow.com, dove troviamo in testa il Grande Impero che spugna il Falaschi per 4-2. Secondo posto per Rapisana, reduce dal 6-4 sulla Virtus Ostia. Il Penta Pomezia sarà all'11° posto col 3-2 sullo Sporting Albatros. Andiamo a vedere proprio quest'ultima partita. Il Penta batte per 3-2 lo Sporting Albatros. Il servizio è a cura del nostro Matteo Lupini. Vediamo.
Scontro diretto al Pala Lavinium. Per conquistare punti preziosi per la salvezza si sfidano il Penta Pomezia e lo Sporting Albatros. Gli ospiti provano a portarsi in vantaggio prima con Rado che intercetta da Rozzi e dalla fascia lascia partire un mancino che termina fuori di un soffio. Poi all'11esimo con la triangolazione tra Turchi e lo stesso Rado. Il 6, marcato stretto da Galasso, s'accentra ma il suo tiro non termina dove sperato. I pometini rispondono con la rimessa di Macchiarinelli per Galasso che dalla distanza sfiora di poco il palo. Al 13esimo però Pizzuti su contropiede macina mentre palla al piede, costringendo Ussia a intervenire in scivolata. Il Penta dal 18esimo prova a rendersi pericoloso prima col filtrante deviato di Parrini per Tarantino che controlla ma trova la pronta risposta di Vicovaro. Poi lo stesso numero 4 costringe l'estremo difensore ospite agli straordinari. De Mutis recupera la sfera e marcato da Pucino la controlla prima dell'intervento di Vicovaro. Al 21esimo su punizione battuta da Pucino Pizzuti di testa devia in angolo. Pochi istanti dopo però lo stesso numero 7 servito da Paolini col mancino porta in vantaggio lo Sporting Albatros. Sotto di un gol i pometini cercano il pari con lo scarico di Rozzi per Galasso che dalla distanza costringe Vicovaro a parare in due tempi. A fine frazione per un fallo su Ingenito De Mutis si becca il suo secondo giallo e deve lasciare il terreno di gioco. Da quel momento il clima si surriscalda e anche Galasso lascia i suoi con un uomo in meno. Placati gli animi Rozzi si incarica del tiro libero ma non inquadra la porta. Nella ripresa il Penta sfiora il pari con Decina che in estirata impegna Vicovaro. Su contropiede Rado con un rasoterra impreciso non inquadra la porta. Lo Sporting risponde al nono prima con la punizione di Paolini deviata da Ossia. Poi sempre con Paolini dalla distanza sulla respinta ci prova Turchi che da due passi non ne approfitta. Al decimo però su angolo di Macchiarinelli Decina da due passi ristabilisce la parità 1-1 e il Penta sfiora il raddoppio con l'assist di Decina per Tarantino che controlla e va col destro ma Gentili devia in angolo. Il gol però è nell'aria e al 12esimo su angolo Pucino serve Parrini che controlla e la indirizza per Decina che in estirata firma la doppietta personale. Sul 2-1 gli ospiti tentano la reazione prima con la lunga gittata di Vicovaro per Pizzuti che la stoppa prima del suo destro. Ci prova poi Turchi ma l'estremo difensore Pometino si supera. Al 13esimo poi lo stesso Pizzuti colpisce il pieno e il palo. Ma al 20esimo, servito da Gentili su punizione, lo stesso numero 7, col mancino, riporta le squadre sulla parità. 2-2, ma i pometini vogliono i tre punti e Ingenito al 21esimo impegna non poco Vicovaro. Pochi istanti dopo, su angolo battuto da Decina, Rozzi dalla distanza riporta in vantaggio i pometini. 3-2 con il Penta a un passo dal poker con Parrini che punta direttamente alla porta, ma Vicovaro in extremis gli nega la gioia del gol. Dopo 3 minuti di recupero si chiudono le ostilità. Torna a vincere la squadra di Mister Maggi, mentre per il team di Cantatore questo è il secondo KO consecutivo. Vince il Penta Pomezia per 3-2, ritorna alla vittoria. Ne parliamo in collegamento telefonico con il presidente Angelo Frezza al telefono con noi. Pronto? Buonasera a tutti. Buonasera presidente, benvenuto a PCS Futsal. La metto in comunicazione con il nostro Matteo Lupini che ha seguito la gara. Vai Matteo. Buonasera presidente, complimenti per questa vittoria. Che partita è stata secondo lei? Sì, ciao Matteo. È una partita molto 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 sofferta e sinceramente mi aspettavo qualcosa di più tranquillo, non tanto per il valore dell'avversario che comunque da tutto rispetto e hanno interpretato la loro gara con il coltello tra i denti non regalando nulla, ma mi aspettavo sinceramente qualcosa in più da parte nostra. Evidentemente dobbiamo ancora lavorare tanto per venire fuori e correggere alcuni errori che purtroppo ci portiamo da qualche gara dietro. Comunque presidente, questa vittoria può segnare comunque la svolta per il campionato del Penta Pomezia? Io me lo auguro, sarebbe pure l'ora, però, spero di sì, spero di sì. Ma mi rendo conto che c'è tanto da lavorare e ora affronteremo in pochi giorni Generazione Calcetta e Grande Impero, che diciamo sono due formazioni molto 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 ostiche. Addirittura il Grande Impero era la prima della classe, quindi non è che ci aiuta, però noi dobbiamo stare tranquilli, dobbiamo continuare a lavorare tranquillamente, perché certo non è in casa del Grande Impero che andiamo a cercare i punti. Certo, se vengono non è che ci lasciamo, però voglio dire, il calendario in questo momento non ci sorride. Speriamo di avere dei tempi migliori così.
Tornando alla gara del sabato, che impressione ha avuto dei suoi avversari, lo Sporting Albatros? Allora, lo Sporting Albatros ha fatto la gara che mi aspettavo e che doveva fare. Un gruppo unito, agguerrito, compatto, che non ci ha regalato niente. E fino alla fine ci ha tenuto sulle corde. È quello lo spirito delle squadre, come dovrebbe essere anche la nostra, combattente, che si lotta col cuore, pallone su pallone. È stata comunque una partita molto tesa, molto equilibrata fino alla fine, ma è molto molto corretta pure però tra i giocatori, quindi i complimenti agli avversari vanno un po' su tutti i fronti, diciamo. I complimenti vanno anche a uno dei suoi giocatori, Michael Decina, autore di una doppietta, nonché uno dei colpi in entrata della sessione invernale. Come si sta comportando in questo momento Decina? Decina, ma anche lo stesso Rozzi, lo stesso Parrini, lo stesso Sia. Allora, i giocatori che abbiamo preso a dicembre sono stati tutti giocatori mirati. Non per niente abbiamo preso tutti i giocatori compassati nelle categorie un po' superiori per dare appunto la giusta quadratura alla rosa e alla squadra. Non ci dimentichiamo che fino al mese scorso Decina e Rozzi venivano allenati da Stefano Esposito, per cui qualcosa in più lo devono avere per forza. Se giocavano in C1 con Stefano Esposito vuol dire che hanno dei numeri, quindi stanno rispondendo alla grande alla nostra chiamata questa. Sono insomma due innesti di valore per una rosa importante come quella del Penta, che aiuteranno per raggiungere gli obiettivi e valorizzare, insomma, dare i frutti del lavoro di Mister Maggi. Presidente, la ringrazio per essere stato con noi e chissà prossimamente se riuscirà, insomma, a venire in studio per chiacchierare di persona. Va benissimo, ci vediamo mercoledì, che abbiamo quindi il recupero. Certo. Generazione Calcetti in casa. Speriamo che sia di buon auspicio questa intervista, dai. Beh, chissà, la famosa svolta di cui parlavamo. Grazie, Presidente. E buona serata. Allora, ci fermiamo, sempre molto simpatico il Presidente Frezza. Piccolo break per noi, torniamo fra pochissimo.